Io faccio la professione di avvocato e ho conosciuto il Eddie nel 97. Fino a quando avevo 40 anni, ero addirittura marxista convinto, pur avendo un'educazione cattolica, avendo fatto il classico, io non credevo che ci fosse nessuno, cioè ero piuttosto convinto che, ecco, sulla domanda intorno a noi c'è qualcuno o c'è qualcosa, ero più convinto che ci fosse qualcosa che ci fosse qualcuno. A un certo punto sono andato a fare del training autogeno con la Manuela Pompas, che parla di reincarnazione, e dopo un po' che frequentavo questa signora, dopo 7-8 volte, improvvisamente il mio corpo ha cominciato a danzare da solo. Io mi accorgevo che era autonomo, che andava per conto suo. Sono alla fine, nell'89, entrato in massoneria. Finché un giorno conobbi Eddie. Avevo un modo di fare da cronista. Avevamo preso l'abitudine di fare una meditazione ogni settimana in casa di una signora che ci ospitava. Eravamo in tre. Ci ponevamo sul polso questa essenza e in un attimo diceva c'è San Germain, cioè se era San Germain era San Germain. Io restavo lì in meditazione, lui poi è una persona molto coscienziosa e registrava tutto, io rileggevo quello che lui diceva di aver visto. E nel libro ci sono una serie di queste esperienze. Io onestamente non ho mai visto niente, non ho mai sentito niente, quindi andavo a fiducia. La cosa interessante però è questa, che a un certo punto va Rosazza, lui dice, a metà della galleria ho visto un templare, con un uovo in mano, come fosse un uovo di Pasqua. A un certo punto mi sono avvicinato e il templare è come entrato nell'uovo e quindi ha formato un nucleo. Ho visto questo ingresso, mentre mi avviavo vedo nella realtà animica uno vestito da templare con la sua croce rossa così, che viene avanti nella palma della mano destra e aveva strano oggetto che io ho chiamato panetto, luminoso. Siamo entrati, come ha detto Giovanni prima, nella galleria perché ho sentito la presenza del maestro Saint-Germain che mi invitava a entrare e siamo arrivati nel centro della galleria che è lunga poco più di 300 metri. Ho visto Saint-Germain come in un film. Ha passato le sue due braccia sotto le ascelle di questo templare, lo ha sollevato e quello che è rimasto, che era il suo corpo eterico, quello che chiamano simulacro, praticamente è diventato un tutt'uno con il panetto luminoso e da lì si è formata una sfera luminosa ed è nato il primo nucleo filosofale alchemico della rete.